Lui è Marvin Vettori, considerato da tanti addetti ai lavori come il più grande talento italiano emergente, già un passato nella London Shoot Fighters a Londra. Ora ha costituito qui in Italia il suo team Vettori, molto criticato anche da alcuni per questa scelta di abbandonare la London Shoot Fighters a Londra, un team che l'avrebbe proiettato forse più velocemente a livello internazionale. Ha fatto di testa sua, è un giovane molto determinato, soli 21 anni per Marvin Vettori, 7 vittorie e una sconfitta, quell'unica sconfitta in Inghilterra proprio all'assalto del titolo UCMMA, organizzazione locale inglese. 1,85 m per lui, per 77 kg, arriva da Mezzo Corona in provincia di Trento. Lui è il primo finalista nella categoria Pesi Welter, dove si andrà ad assegnare il primo titolo di categoria. Alla fine di questo match sarà il presidente di Venator, Frank Merenda, a portare la cintura nell'esagono. Esagono che in questo momento è molto scivoloso, infatti in questo ingresso l'avete visto, un piccolo scivolone per Vettori, stanno asciugando. C'è molta umidità all'interno di Unipol Arena, quindi il tatami diventa molto scivoloso. L'avversario di Marvin Vettori arriva da Cerveteri in provincia di Roma, si allena con i Bad Boys La Dispoli insieme a Elio Bargigli. Lui è Daniele Scatizzi. Ancora imbattuto, un talento incredibile, un talento naturale. 6 vittorie, 0 sconfitte per lui. Secondo molti addetti ai lavori, la sua categoria di peso sarebbero i 70 kg. Però sta dimostrando che può giocarsela anche all'interno del 77 kg. C'è da dire che la differenza fisica tra Daniele Scatizzi e Marvin Vettori è notevole. Li vedrete nel faccia a faccia. Marvin Vettori taglia tantissimo peso, ovvero si disidrata per rientrare nella categoria 77 kg, al momento del match è molto più pesante. In questo momento Marvin Vettori è ampiamente sopra 85, 86, forse 87 o anche di più kg, così ad occhio. Pare che nei match precedenti sia arrivato anche oltre i 90 kg. Per quel che riguarda invece Daniele Scatizzi, sostanzialmente stiamo parlando di un 77 naturale, addirittura nelle semifinali, quella semifinale incredibile che si è giocato con Evasio D'Onofrio, era sottopeso. Siete pronti per la finale del torneo Pesi Welter? Ci siete ancora? Dai! L'incontro è previsto sulla durata di 3 round da 5 minuti. Con questo match verrà incoronato il primo campione pesi welter di Venator Fighting Championship. L'atleta alla mia sinistra, all'angolo blu, è il primo finalista. Arriva da Mezzo Corona in provincia di Trento. È alto 1,85 m con un peso di 77,1 kg. Con un record di 7 vittorie ed una sola sconfitta. Diamo il benvenuto a Marvin Vettori! Il suo avversario al lato opposto della gabbia esagonale, l'angolo rosso, è il secondo finalista, è di Cerveteri, provincia di Roma, ha un'altezza di 1,80 m, un peso di 76,7 kg, è ancora imbattuto! Con un record di 6 vittorie e nessuna sconfitta. Signori, a voi Daniele Scatizzi. Arbitra l'incontro il signor Lorenzo Spoto. Ci siamo, è il momento della finale. Categoria pesi welter, limite 77 kg. Marvin Vettori contro Daniele Scatizzi. 7 vittorie e una sconfitta per Vettori. 6 vittorie, 0 sconfitte, 21 anni per Vettori, 22 da poco compiuti per Scatizzi. 3 round, 5 minuti per decretare il primo campione. C'è grande rivalità agonistica tra questi due e mi pare di aver capito che anche a livello personale non vanno troppo d'accordo, due caratteri troppo diversi.
molto professionista, già proiettato nel professionista spinto, Marvin Vettori. Qui subito con un head kick, Vettori prova colpi pesanti a braccare Scatizzi, prova a chiudere la distanza. Vettori è il favorito alla vigilia di questo match, sicuramente l'atleta che grazie anche alla sua esperienza con Ando Schumacher sul livello internazionale ora si allena anche con Filippo Stabile in Italia, è l'atleta che ha le caratteristiche fisiche. Qui subito un tentativo di ghigliottina di Marvin Vettori su Daniele Scatizzi, pericolo all'inizio di questo primo round, prova a resistere in grossa difficoltà Scatizzi. Sappiamo che una delle sue caratteristiche è proprio quella di superare le avversità. Nel primo round, nei quarti di finale, era uscito da una brutta situazione di Mataleão da Massimo Salvatore. Nel primo round delle semifinali ha superato una situazione per lui molto difficile contro Evasio Donofrio. Questa sera però, senza nulla togliere ai suoi avversari precedenti, beh, Marvin Vettori non a caso è ritenuto un talento che potrebbe raggiungere livelli molto alti. Ora però Daniele Scatizzi, l'avete visto, ha chiuso la guardia, transizione molto importante perché va a controllare Vettori. Vettori è molto esplosivo, abbiamo visto finire sempre i suoi avversari al primo round. Quarto di finale, ground and pound, aveva finito Anderson da Silva Santos. Nelle semifinali l'arcirivale Giorgio Pietrini da Livorno, finito al primo round con una standing guillotine. Ora è qui, vuole quel titolo. Durante la realizzazione del docu-reality Guerrieri Italiani, in modo molto poco scaramantico, ha toccato la cintura di Venator Fighting Championship. In genere negli sport da combattimento non si tocca mai la cintura, dice che porti male, questo per gli scaramantici. Vettori però crede nelle sue capacità e fino a questo momento sta mettendo in seria difficoltà Daniele Scatizzi. Prova ground and pound, prova a passare la guardia. Daniele Scatizzi si dovrebbe rialzare da questa situazione pericolosissima per lui. Si va ad aggiustare la presa. Vettori prova i presupposti per una ghigliottina, lavora nella mezza guardia di Scatizzi, richiude la guardia, guadagna ancora la posizione. Passaggi di lotta molto intensi, prova ground and pound, qui deve stare attento Vettori agli up kick di Scatizzi. Si rigetta nella guardia. 2 minuti alla fine del primo round, 3 minuti molto intensi in questo primo round. Vettori fatica però nella guardia di Scatizzi, torna a chiudersi. La differenza di fisico e peso sembra evidente. In questo momento Vettori è sicuramente più pesante, questo lo agevola molto nelle fasi di lotta. Ha provato a finalizzare Daniele Scatizzi, non vi è riuscito. Ricordiamo che l'unica sconfitta di Marvin Vettori è avvenuta in Inghilterra contro Bill Beaumont, un atleta di alto livello, medio-alto livello. Qui attenzione a tentare ancora la submission, c'è questa leva molto particolare, un passaggio ancora e sempre all'attacco comunque Vettori. Scatizzi costretto a giocare in difesa, senza ombra di dubbio. Ora prova a mettere i ganci al corpo, Vettori sta tentando tantissime cose. Vuole finalizzare il suo avversario al primo round, aveva detto che non sarebbe andato oltre il primo round questo match. Scatizzi si conferma ancora una volta un grande talento naturale. Sulla carta Vettori è sicuramente l'atleta che ha avuto la preparazione più importante nel corso di questi anni. Cade ancora il takedown, si è rialzato Scatizzi. 25 secondi, fine del primo round, ancora una volta a terra. Vettori in controllo laterale. È scoppiato Daniele,
Finisce così questo primo round davvero intenso. Marvin Vettori ha provato a finalizzare Daniele Scatizzi in più occasioni, non vi è riuscito. Piccolo appunto storico per la carriera di Marvin Vettori, l'unica sconfitta contro Bill Beaumont è arrivata dopo un ottimo primo round e poi ha perso quel match ai punti. Le sue vittorie in Bellator Fighting Championship sono sempre giunte al primo round. Qui la tifoseria del team Vettori, li vedete, sono tantissimi i tifosi arrivati da mezzo corona per sostenere quello che è un vero e proprio beniamino locale. Si è affacciato ovviamente alla scena nazionale grazie alla serie Guerrieri Italiani che avete seguito in esclusiva su Fox Sports. Secondo round, pantaloncini rossi per Scatizzi, pantaloncini neri per Vettori. Fa subito partire un calcio, ancora un middle kick a cercare il fegato di Scatizzi. Ora un low kick per Scatizzi, pronto a scambiare, va a legare Vettori. Sicuramente un primo round che ha controllato e portato a casa ai punti, prende ancora una volta la schiena. Vettori si scivola molto in questo momento sull'esagono, c'è molta umidità, questo potrebbe anche pregiudicare il match. Attenzione, la leva al tallone di Daniele Scatizzi su Marvin Vettori, leva al tallone, pericolo per Marvin Vettori, ci prova, la leva al tallone, situazione di difficoltà per Marvin Vettori, non cede, incredibile, rischia tantissimo Marvin Vettori. Questo tipo di leve al tallone sono molto pericolose perché non si prova tantissimo dolore, ma ci può essere anche una lesione del legamento in tempi piuttosto rapidi. Questa è stata una presa molto prolungata. Bisogna vedere come proseguirà il match. Ancora molto mobile e agile. Scambi di lotta ancora di alto livello tra questi due giovanissimi. Due giovani promesse delle Mixed Martial Arts italiane che già sono però qui nella finale di Venator Fighting Championship, categoria pesi welter. Marvin Vettori ora ancora una volta in posizione dominante. Nella mezza guardia di Scatizzi. Provava a mettere i presupposti per una ghigliottina Vettori, non vi riesce. Una guardia aperta di Scatizzi che la prova ad allontanare Vettori. Ora con questi up kick, la tensione all'angolo di Scatizzi. Abbiamo passato la metà del secondo round con Marvin Vettori che controlla Daniele Scatizzi, ma poco più in questa fase. Ora però passa side control, controllo però piuttosto difficoltoso, prova ad attaccare il braccio sinistro di Scatizzi. Molto acceso per entrambi qui ad Unipol Arena. Venator Fighting Championship, le finali esclusiva Fox Sports. Io sono Alex Dandi, la vostra guida nelle Mixed Martial Arts. Vettori prova un setup per quella che potrebbe essere una ghigliottina, ma difende bene ancora una volta Scatizzi, buoni passaggi, ancora nella mezza guardia.
sicuramente avversario molto difficile da finalizzare Scatizzi, ma la differenza fisica è evidente. Ancora una volta Vettori riesce comunque a mantenere la posizione dominante su un esagono molto scivoloso. Mi auguro siano degli interventi nel corso, lo stop tra secondo e terzo round. Qui ancora Vettori, single leg a terra. Vettori ha messo le mani sui fianchi per un istante, è un evidente segno di stanchezza a mio avviso. 30 secondi! Si è sottoposto a tre tagli del peso, tre periodi di disidratazione per tre match del torneo di Veneto Fighting Championship. Questo ovviamente può avere ripercussioni soprattutto a livello di resistenza, di cardio, con l'avanzare dei round. Vettori abituato a vincere i match molto velocemente. Qui siamo alla fine del secondo round, ci provava Vettori con questa standing guillotine, è andata bene con Pietrini, niente da fare per Scatizzi. Rivediamo il momento in cui Daniele Scatizzi ha messo a segno questa leva al tallone, guardiamo, stava controllando abbastanza bene, leva piuttosto prolungata, qui un single leg molto buono. Vettori, tanto mestiere per lui. Nel frattempo gli atleti ricevono i consigli all'angolo, si sta asciugando tantissimo il tatami, molta umidità, un'impolarena questa sera. Questa notte di fine maggio ovviamente anche il cambio di temperatura non aiuta, e si sa che un terreno di gara molto scivoloso a volte può pregiudicare anche l'andamento di un match. Scatizzi va a caricare il suo pubblico. Terzo e ultimo round, finale pesi welter di Venator Fighting Championship. Marvin Vettori, pantaloncini neri, Daniele Scatizzi, pantaloncini rossi, scambiano a viso aperto, si giocano tutto. Nessuno dei due vuole lasciare il verdetto nelle mani dei giudici, è evidente. Sono giovanissimi, si giocano il loro futuro in questo sport. I colpi di Daniele Scatizzi molto pesanti, si rifugia in un takedown Marvin Vettori, che ora subisce la ghigliottina di Daniele Scatizzi. È chiuso nella guardia, pericolo, potrebbe uscirne, sono molto scivolosi, difficile chiudere una submission al terzo round. Vettori ora si affida a quello che si chiama un po' di lay and pray, non molti colpi, controlla la posizione, tiene la posizione dominante per impressionare i giudici evidentemente, ma non sta mettendo molti colpi. Un po' pigra ora l'azione di Vettori, guadagna tempo. Ancora colpi di gomito per Daniele Scatizzi che prova a rialzarsi, Vettori prova una ghigliottina, tornano in piedi, si scalda il pubblico, qui ancora Vettori, ancora un takedown. Fase di scramble, Scatizzi prova la ghigliottina, sembra Scatizzi l'atleta dei due con più benzina in questo momento. Vettori si rifugia spesso nei takedown, molto potenti, molto esplosivi, tecnici, senza ombra di dubbio. Sta facendo un match intelligente, ovviamente le mixed martial arts sono giocate anche sulla strategia, anche sull'intelligenza nel condurre il match. Questa non manca in assoluto a Marvin Vettori. Ultimi tre minuti. Si giocano tutto, Vettori, Scatizzi, fase di lotta a terra, un po' statiche, a mio avviso non c'è poi troppa azione, richiama l'azione infatti l'arbitro Lorenzo Spoto, e ancora una volta Vettori ci prova, fase di scramble,
conta molto anche la lucidità a questo punto. Vettori tiene ancora la posizione, prova a scaricare un colpo di gomito, non riesce. Ancora una volta Scatizzi attacca le gambe di Vettori. Ancora i colpi di Daniele Scatizzi, ancora il takedown. Però Scatizzi resiste, mette colpi. Takedown che sembrano sempre più legati a una sorta di disperazione da parte di Marvin Vettori, che non vuole scambiare in piedi con Daniele Scatizzi, sembra evidente. Ma giustamente mette a segno quelle che sono le sue armi migliori, i takedown. E ancora questo è un lay and pray vero e proprio. Qui non c'è azione, a mio avviso. Infatti c'è il richiamo da parte di Lorenzo Spoto. Fase molto statica, non c'è avanzamento da parte di posizione da parte di Vettori, non mette colpi. Ancora una volta Scatizzi allontana Vettori, ci prova, ultimo minuto. Un Marvin Vettori molto stanco, che però mette a segno tutti i suoi takedown. Questo ovviamente ha un valore dal punto di vista del punteggio. Ancora una volta il single leg, prova colpi di gomito. Daniele Scatizzi affaticato a sua volta, prova ancora con il sinistro, scarica di colpi, in difficoltà ora Vettori, in evidente difficoltà ora Vettori, tutti sulla mascella. Scatizzi ci prova. Ancora una volta Vettori si rifugia in un single leg takedown, ultimi 30 secondi, quei 30 secondi probabilmente gli consentiranno di tenere la posizione. Ha davvero pochi colpi significativi messi a segno per lui in questo terzo round. Ancora i colpi di Daniele Scatizzi. Sicuramente ha messo a segno tutti i colpi più significativi nelle fasi di striking. Ma ha subito il takedown ancora una volta. Ultimi secondi, ultimi scambi. E ancora l'assalto di Daniele Scatizzi. L'applauso per questi due guerrieri. Che match! Match incredibile, il pubblico si surriscalda, succede di tutto, il verdetto nelle mani dei giudici. Ora bisognerà capire come verrà giudicato questo match, se avrà più peso lo striking di Scatizzi in questo terzo round, la lotta di Vettori, tanti takedown messi a segno, ma pochissimi colpi significativi, soprattutto nel terzo round, arrivano anche un po' di fischi, il pubblico ovviamente è misto, veramente pubblico diviso in questo momento. Incredibile finale del torneo pesi welter. Qui alcune fasi, i colpi sulla mascella, Vettori evidentemente stordito in queste ultime fasi, altri colpi di Daniele Scatizzi, attualmente ancora imbattuto, chissà se la sua imbattibilità resterà tale. Ovviamente vi ricordo, si giudica round per round, un primo round evidentemente a favore di Marvin Vettori, 10-9 a mio avviso, secondo round più equilibrato. Io questo terzo round, i colpi significativi sono andati a segno da parte di Scatizzi, i takedown sono andati a segno da parte di Marvin Vettori, tutto è veramente questa volta nelle mani dei giudici, compresa la carriera di questi due giovani talenti italiani. Arriva il nostro Pino Insegno, si sveglierà il vincitore. Per decisione unanime, 29-28, 29-28, 29-28, il campione dei pesi welter è Marvin Vettori. Arriva la decisione unanime, condivisibile a favore di Marvin Vettori, arrivano la però anche numerosi fischi e su alla cintura del torneo pesi welter. È anche vero che ha vinto in modo molto intelligente, giustamente,
ma è anche vero che abbiamo visto un terzo round evidentemente a favore di Daniele Scatizzi, lo dice anche il punteggio 29-28. Evidentemente i giudici hanno visto i primi due round probabilmente giustamente a favore di Vettori, il terzo round a favore di Scatizzi. Marvin, avevi il favore dei pronostici, però poi quanto è difficile venire qui e vincere? Allora devo ricredermi. In questi due mesi Daniele Scatizzi è migliorato molto, bisogna ammetterlo. È il mio primo incontro che va ai punti, quindi per me è una buona esperienza, dimostra che oltre che a finire gli incontri subito riesco anche a gestirli. Ringrazio tutti quanti che è venuto qua, Filippo Stabile, Alena Medoschi, che senza di lui non sarei nessuno, insomma ci alleniamo duro molto tutti i giorni. Congratulazioni Marvin Vettori.